Jonathan Gibson prende tempo e la società dell'Enel Basket resta in stand-by. Nessuna decisione, quindi, riferisce il procuratore del giocatore californiano, che si è riservato di rispondere alla dirigenza biancazzurra nelle prossime ore. Gibson sta valutando con attenzione se restare a Brindisi o accettare la proposta di qualche altra società. Entro il weekend comunque ci potrebbero essere delle novità. Il prossimo mese si penserà al ritiro precampionato, confermato Cisternino. Come ogni anno, la società di Contrada Masseriola punta su un ambiente rilassato e riservato il tempo stesso. Nel frattempo Puglisi e Bucchi sono concentrati sul mercato. Il budget non consente colpi di testa, ma è vero anche che il draft degli NBA agli sgoccioli si chiuderà il prossimo 28 giugno e già dal giorno dopo si potrà avere un quadro dei giocatori. Il draft serve a selezionare giovani atleti dal college per inserirli nella categoria NBA. Chiusa la selezione, l'Enel Basket potrà a sua volta sondare gli atleti disponibili, una situazione comune anche ad altre società che devono a loro volta allestire i roster.